Lui non ha più il boom. Se mi dà tutte le epiche, adesso ci portiamo a casa. Boom. No, come riprova l'accesso? Ma la portiamo a casa. Boom. Kawabanga a tutti ragazzi, sono LightTech, bentornati in questo nuovo video perché finalmente dopo tantissimo tempo sono tornato su Clash Royale ragazzi. Dopo l'ultimo mio video ragazzi che avete visto della TV Royale dell'hackeraggio, cioè non si sa che cosa sia stato, e del precedente video ragazzi dove dicevo della bufala di Clash Royale ragazzi, sono passati circa tipo 3 o 4 mesi dove io proprio avevo disinstallato Clash Royale perché non ce la facevo più a giocarci ragazzi, era una cosa scandalosa. Ma finalmente sono tornato dopo tantissimo tempo e solo per questa cosa vi invito già a lasciare un pollicione in su perché veramente ragazzi è una cosa bellissima, fantastica, soprattutto perché in questo episodio ragazzi, in questo video ne vedremo davvero delle belle perché vinceremo di quelle partite, vinceremo di quelle partite veramente senza pari ragazzi, veramente domineremo, mamma mia, di quelle cose fenomenali. Come vedete in questo momento ragazzi, ho trovato in una delle battaglie un baule super magico, mamma mia, speriamo proprio nella leggendaria ragazzi. Come anche nei precedenti video che ho fatto di Clash Royale, vi ricordo che mi trovate sempre nel clan dei Pori Pitti. Inoltre, come state proprio leggendo ragazzi da questi brevissimi messaggi, saluto Stefano Schimmenti ragazzi, che mi segue veramente tanto ed è anche un mio fan ragazzi, quindi grazie mille Stefano, perché oltre che ogni tanto fare anche qualche amichevole con Talent Clan è veramente bello, ti ringrazio per il tuo supporto. Ma non perdiamo altro tempo ragazzi, partiamo subito. Scusate, vi faccio vedere il mazzo che uso attualmente, è questo. Devo dire che mi trovo veramente bene con un 3.4 di costo di elisir. Poi ho creato altri due mazzi con i quali veramente riesco a fare tanti punti. Uno è questo, molto molto easy, tranquillo. E un altro è questo ragazzi, è vero che con i tre moschettieri a volte si fa un po' fatica perché costano veramente tanto, ma la maggior parte delle volte sia mi hanno difeso e sia mi hanno fatto conquistare le partite. Partiamo subito con questo mazzo, non perdiamo altro tempo ragazzi. Eccoci qua, partiamo subito. Allora, come partiamo? Direi che aspettiamo la mossa del nostro avversario, vediamo che cosa ci fa. Ok, ci piazza subito la strega, noi rispondiamo di stregone ragazzi, di stregone, vediamo quale sarà la seconda carta che piazzerà. E ok, ci ha piazzato, noi ci piazziamo i goblin e subito dietro il mini pekka con gli sgherri, così gli buttiamo giù tutto ragazzi, mamma mia. Perfetto, ok, va benissimo, è passato anche il mini pekka e quindi andiamo di minatore. Ok, perfetto, boom, e gli facciamo un po' di male alla torre, perfetto. Oh, 432 e le mie torri devono essere ancora toccate. Direi che partiamo subito anche con la nostra sfera infuocata. Boom, mamma mia, proprio quando ho giocato l'orda di scheletri, ragazzi. Che combo, mamma mia, super partitona. Oh mio Dio, ricarichiamo un po' di elisir ragazzi, con calma, aspettiamo una sua prossima mossa o partiamo noi con l'attacco, vediamo, ma io direi che partiamo con l'attacco subito di stregone nuovamente, e se mi riesce la combo ragazzi, mini pekka e Oak Rider, no, ha giocato la strega quindi non faccio la combo, aspetto ancora un pochino, anzi mi gioco qui in fondo i goblin e vediamo come va a finire. Perfetto, allora aspettiamo ancora un pochino, perfetto, mi gioco la scarica, ok, perfetto, il mini pekka che ributta giù la strega e i goblinetti, perfetto, e andiamo anche di minatore, andiamo a prenderci la torre ragazzi, andiamo a prenderci la torre perché lui non ha più il boom, prima torre presa, mamma mia. Adesso posizioniamoci sulla seconda, non voglio portargli via la torre della corona, ma voglio subito posizionarmi dall'altra parte ragazzi e vedere se riusciamo a portare. Ok, lui ci prova di qua, ma noi subito mini pekka e goblin lancieri, perfetto, da quest'altra parte Oak Rider, e vediamo se gliela portiamo a casa ragazzi, vediamo se gliela portiamo a casa.
Ok, gli facciamo... Sì, dai che gli porto a casa l'altra torre, mamma mia, mamma mia. Dai che è fatta, ragazzi, è fatta. Anche il nostro minatore fa il suo dovere. Mamma mia, buona, 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 buona. Ok, attenzione, lui prova a portarsi via l'altra torre, ma non ce la fa, ma non ce la fa. Io gli sparo una sfera infuocata e ci portiamo a casa. Boom, la seconda torre. Che mazzo, che mazzo. Difendiamoci subito, ragazzi. Difendiamoci e la partita è finita. La partita è finita, ragazzi. Boom! Mamma mia, che partitona! Mamma mia, che mazzo epico, ragazzi! Questo è veramente uno dei mazzi che preferisco. Baule d'oro sbloccato! Proviamo anche il secondo mazzo dove non porto il minatore ed è quello con costo di elisir più alto, ragazzi. Ok, allora, vediamo subito. No, i cinesini sono bastardissimi, sono bastardissimi! Ok, ok, vabbè, io ti faccio i pollici, va bene? Partiamo subito con un estrattore di elisir lì davanti per difendere una torre, perfetto. Va bene, tu ci piazzi il principe e io ci piazzo la nostra streghetta, perfetto, così ti distrago un po' tutto. Ok, adesso lì di dietro ti distrago ancora con la valchiria e perfetto, tu non mi fai neanche un po' di danno, ok. Ok, vabbè, è andato giù l'estrattore, ma è lo stesso, ragazzi, non abbiamo preso danno. Quella è la cosa più importante. Cioè, siamo riusciti a difenderci molto bene, aspettiamo un po' di elisir. Ok, ragazzi, eccolo là, subito che ci prova con gli sgherretti, ma io sono già pronto. Boom, con una bella scarica, e lo stregone che butta giù tutti, ragazzi. Boom, boom, perfetto. Ok, abbiamo subito un po' di danni, ma subito andiamo con il gigante. Subito con il gigante, ragazzi, siamo già pronti perché lui non ha elisir, siamo già pronti, merda, c'ha la torre, ma siamo già pronti con il gigante, super combo, super combo, ai 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 ai, mi butta giù lo stregone, vabbè, gli facciamo un po' di danni alla torre, va bene comunque, ragazzi, va bene comunque, ci portiamo in leggero vantaggio, ok, adesso, direi che ci piazziamo Valchiria contro Valchiria, così ci annulliamo e mi porto in leggero vantaggio e ci piazzo anche subito il nostro estrattore di elisir, ok. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Mamma mia, e addirittura va a far danno la valchiria. Stai scherzando? Cos'è questa roba? Ok, nessun problema perché io ti ci piazzo subito. Subito lì ti ci piazzo gli scheletri della strega che danno fastidio. E ti ci piazzo anche i barbarelli. Ok, così almeno non subiamo danni alla torre, anche se mi ha buttato giù l'estratore. Dai, sì, sono passati un po' di barbari che fanno male, ragazzi. E subito andiamo di stregone che gli buttiamo giù gli scheletrini, perfetto. Aspettiamo. Valchiria, ok. E gigante subito dietro, perfetto. E andiamo di furia, ragazzi. Lui sicuramente ci gioca la torre, eccola lì. Ma noi siamo pronti a rispondere, ragazzi. Oh, che cazzo, ma dai. Vabbè, una scarichetta che almeno gli facciamo un po' di danni. Ok, e subito stregone e strega, ragazzi. Boom boom. Mamma mia, non ce n'è per nessuno. Dai che gliela portiamo via. Cazzo, cazzo, che combo che ha fatto. Ma io ci metto davanti la valchiria, così magari restano in vita. E andiamo subito, ragazzi, di furia. No, la connessione, no, ti prego, la connessione. Dai, 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 no, mi ha buttato giù tutto. Che cazzo. Ai 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 ai, ragazzi, attenzione perché sicuramente mi gioco. No, come riprova l'accesso? Ma sono connesso al wifi. Ma cosa? Oh, cos'è questo fail? Dai, non è possibile. Che cavoli. Forza, mamma mia, i nostri barbari gli hanno dato filo da torcere. Ci siamo, scarica, strega. Ok, stregone, ce la facciamo. Aia, 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 aia. No, me la porta via la torre, me la porta via. Sì, ce la fa, ce l'ha fatta. Sì, vabbè, ma ragazzi, la connessione. Ma dai, questa me lo sentivo che era già vinta. Almeno la pareggiavo, ma sicuramente era vinta. Ma dai. E andiamo subito a giocare, ragazzi, con il terzo mazzo. Vediamo se riusciamo a portare almeno a casa la seconda partita su tre. Ok, non partiamo male, ma neanche benissimo. Aspettiamo lui, vediamo che cosa ci fa, che mossa parte. Eccolo, subito ci gioca ovviamente il suo... vaffanculo, principe, e anche il coso, e anche... Ok, io però ti piazzo il minatore lì e anche lo stregone... Sì, vabbè, i due stregoni, questa è già persa! Ma dai, ma che merda! Allora, vediamo se almeno... Ok, perfetto,
uno stregone se n'è già andato, l'altro cade, ma gli spiritelli del fuoco sono passati. Mamma mia che schifo, ragazzi. Ok, partiamo subito, tre moschettieri, ragazzi. Vediamo se riusciamo a riscattarci. Vediamo se riusciamo a ripartire alla grande. Sì, vabbè, vaffanculo. Ti piazzo la valchiria davanti così, però ti distrai. Sì, perfetto, ti sei distratto. Così forse i tre moschettieri non mi muoiono. Vediamo, no, muoiono tutti, vaffanculo. Cosa è successo? Cioè, tu mi hai gelato i moschettieri e non sono esplosi. Non voglio crederci. Andiamo anche di minatore, vediamo se riusciamo. Sì, spiritelli distratti. La portiamo a casa. Boom! Torre presa, ragazzi. Tre moschettieri hanno fatto la differenza anche questa volta. Ok, ragazzi, perfetto. Oh mio Dio, c'ho il batticuore, ragazzi. Andiamo subito di combo. Oh, Grider e Orda di Sgarry dall'altra parte. Ok, e subito scarica. È troppo tardi, ragazzi. Però almeno gli portiamo via. Perfetto, gli abbiamo portato via quasi tutto. E gli abbiamo fatto un sacco di danni alla sua torre. Ok, adesso siamo in Elisir 2x, ragazzi. Ok, lo stregone manco mi fa danno. E partiamo subito con i moschettieri, ragazzi. Partiamo su, lui ci ritenta. Vuole prendermi l'altra torre, ma io subito la valchiria in mezzo gliela piazzo. Sì, vabbè, ciao. Ok, vediamo se gli porto. Sì, glielo porto via, perfetto. E andiamo anche di minatore, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Gli portiamo via anche l'altra torre con lo glider. Dai che ce la facciamo, dai che è fatta. Oh, Grider, basta un colpo! No, si è difeso, però io ho subito i moschettieri pronti. Mamma mia, ma con una zappa gliela portiamo via. Ok, ce la facciamo, ragazzi, ce la facciamo. Eccola! Ok, boom! 2-0, partita portata a casa con successo, ragazzi. Long Rider non ce l'ha fatta subito, ma con la scarica l'abbiamo portata a casa. Mamma mia, e si va a recuperare. Ok, e finalmente il momento che tutti aspettavate. Andiamo subito ad aprire questo baule super magico, ragazzi. Eccolo qua. Allora, partiamo alla grande. 2992 oro, 43 sgarri, va bene, ok, 145 scarica, perfetto, perché la uso tantissimo. 211 arcieri, non me ne faccio di nulla. Iniziano le rare, 39 mega sgarri, ragazzi, lì si trovano dappertutto. 66 capanne dei goblin, le ultime due, se mi dà tutte le epiche, ragazzi, viene fuori la leggendaria. Andiamo. 7 epiche, che cazzo, no, mio Dio, altre epiche, ragazzi. 11 scheletri giganti. Vabbè, ragazzi, non è andata proprio come immaginavamo. Ebbene, ragazzi, anche per questo episodio è tutto. E come sempre, se vi è piaciuto il video, pollicione in su. Vi ricordo che qui sotto potete iscrivervi al canale. Nella descrizione trovate il link alle mie pagine Facebook, Twitter e Google Plus. Tra brevissimo l'episodio precedente. E noi ci vediamo nel prossimo video. Kawabanga a tutti, ragazzi. Non ce n'è per nessuno. Come gli porta via la torre? Scandalosa. Boom. Cioè, ragazzi, io non riesco a capire. Il boscaiolo e va a prendersi la torre.